Fabio in uno degli store, quando credo dopo fossi già manager, si fa un frattuccino enorme, si siede su un tavolino in modo da poter vedere bene tutte e due le entrate, foglietto di carta, e per non so se tutta la giornata o tutta la mattina, però per un bel po' di tempo, si mette a segnare quante persone entravano da una parte e quante persone entravano dall'altra. Aveva uno stand pieno di panini, lo mette di fronte all'entrata dove entravano più persone, viene svuotato completamente entro la fine della giornata. Mi dice un po' la morale, se vogliamo. Ma allora, questo qui secondo me è una domanda che io dovrei fare a te da psicologo. Okay. Secondo me è ossessione. Sì, sono sempre stato un ossessivo dell'eccellenza. Io, l'unica persona che competo tutti i giorni la mattina è contro me stesso. L'unico obiettivo che mi metto ogni giorno è fare meglio quello che ho fatto il giorno prima. Alcune volte, quando si lavora in aziende grandi, come poteva essere la mia a Londra, non si ha, anche da manager, non si ha grossissimi margini di cambiamento, non si ha possibilità di lavorare con dettagli. In realtà l'ho fatto una settimana, quel discorso che avevi detto, perché guardavo se la differenza veniva anche in base ai giorni. E il fatto è che ovviamente nei piani alti aziendali, se vedono un miglioramento e vedono che il merito è della persona che lo gestisce, è stato poi questo per me uno dei motivi per cui poi sono promosso più volte. Qui secondo me scatta subito un'osservazione a chi ci vedrà dall'altro lato. Sì, in Inghilterra, in Italia magari non funziona così. Secondo me il concetto del miglioramento è basato solamente sulla persona, non sul paese. Sì, sicuramente magari sono più opportunità in altri paesi, cioè, ma quello non è relativamente importante. È importante secondo me il concetto che sta alla base. Se uno dà il 100% e cerca il 105, il 108, eccetera, raggiunge i livelli che vuole raggiungere. Perciò tu, se una cosa non ti piace, trova un modo di cambiare. Di cambiare. Mi ricordo che quando tu forse eri ancora assistant manager, dissi, sai, sono troppo vecchio per diventare area manager, quindi so che più di manager non riuscirò a diventarlo, perché qui la carriera è molto più veloce, il vero limite è l'unico, è quello che ti dai. Il goal, quando ho iniziato a lavorare a Caffè Nero a quel tempo, era arrivare all'area manager position all'età di 30 anni, mm-hmm. E scusami, all'età di 29, okay. Perché sapevo che diciamo il record aziendale era quello di 5 anni di carriera per arrivare. Io volevo 5 4. Ce l'hai fatta? No, okay. E sono diventato 7 dopo 5. Okay.